Questo film, girato a Berlino nell'estate del 1947, non vuol essere che un quadro obiettivo e fedele di questa immensa città semidistrutta, in cui 3,5 milioni di persone trascinano un'esistenza spaventosa, disperata, quasi senza rendersene conto. Vivono nella tragedia come nel loro elemento naturale, ma non per forza d'animo o per fede, per stanchezza. Non si tratta di un atto d'accusa contro il popolo tedesco e neppure di una difesa, una serena constatazione di fatti. Ma se qualcuno, dopo aver assistito alla storia di Edmund Kohler, penserà che bisogna fare qualcosa, che bisogna insegnare ai bambini tedeschi a riamare la vita, allora la fatica di chi ha realizzato questo film avrà avuto una grande ricompensa. Hanno anche 50 grammi di margarina. Oh, che serve? Tanto quando ce la danno all'ora di riposo. Se sei stanca di vivere, buttati in quella fossa. Cos'è? Battiamo la fiacca stamattina? Sono 3 ore che lavorate e già siete stanchi. E tu lo vuoi capire che la fossa deve essere di 2,5 metri x 75? A me sembra che le misure della mia fossa siano esatte. Se non ti va di lavorare, vattene. Se la piglia come che sgobbo, mentre quel ragazzino non fa niente. Che fa qui tra noi, quel ragazzino? Quanti anni hai tu? Ho già compiuto 15 anni. Non è vero. E questo ne ha più di 13, mi faccio impiccare. Vabbè, io non guardo, ti conosco, andavi a scuola con mio figlio, hai solo 12 anni. Ma è così? Lasciatemi stare, che ve ne importa a voi se lavoro? Mostrami la tua carta di lavoro. Ce l'ho la carta. Dov'è? Ma l'ho dimenticata a casa. Non è vero, sono tutti bugiardi questi delinquenti. Portano via il pane a quelli che hanno il diritto di lavorare. Vanno a venderci la tessera al mercato lì. Lascia stare questo.